Ciao, anche questa è stata una bellissima esperienza, un'esperienza che parte da Mendrisio, zona Cimitero, per salire paesino di Cragno, poi scendere per riprendere un altro sentierino, salire al Bella Vista e dal Bella Vista arrivare su al Monte Generoso dove c'è la costruzione dell'architetto Mario Botta, che mi invito a visitare un giorno. Anche questa è stata dunque una sorpresa. Infatti ho preso un altro sentiero anche oggi e mi sono ritrovato per un 10 minuti a correre in una zona che non avevo mai visto, sebbene sia vicino dove abito, e ho visto un Mi sono fermato ad un certo punto perché c'era dalla roccia usciva l'acqua e avendo un leggero fastidio a un ginocchio mi sono detto bene, vado, metto il ginocchio nell'acqua per un po', mi rinfresco a metà percorso, la parte infiammata che ha bisogno un po' di, oltre al riposo che ho già fatto, ha bisogno anche di freddo. Freddo è molto utile per ogni botta ricevuta, per ogni infiammazione. Raffreddare l'organo con l'acqua, con gli impacchi d'acqua fredda o col ghiaccio. Sfiammare anche un piede, una caviglia che ti sei stortato, lo puoi fare anche con l'argilla. L'argilla in polvere che sciogli tu con dell'acqua. La fai bella spessa, ce la metti sopra. E per raffreddare l'organismo, questa cosa me l'ha detto, sapete chi? Me l'ha detta Alberto Ferrarini. È ottimo fare quella che lui chiama la detox, detox dei monaci tibetani. Ne ha fatto un corso in streaming di 3 o 4 ore, che è attualmente in vendita. Per cercarlo basta, vi metto il link nella descrizione del video, così lo trovate. In ogni caso, per sfreddare un organismo, dunque per raffreddarlo, per disinfiammarlo, basta già nutrirsi di frutta e verdura cruda, eventualmente verdura cotta, ma soprattutto verdura cruda e verdura, frutta, scusa, frutta. E poi le docce ghiacciate sono ottime. Dipendenza dalla stagione saranno più o meno fredde. Ecco, questo è quanto potevo dirvi oggi, quanto mi è venuto da dirvi. Anche oggi è stata una giornata per me senza lavoro. Sono stato con me stesso e ho compreso delle cose nuove grazie a degli eventi che mi sono accaduti, a delle lettere che ho ricevuto, a delle telefonate che ho fatto e dei messaggi che ho inviato. Ho risolto qualcosa di nuovo nella mia vita. Quello che sembrava essere un evento negativo, ho capito che mi portava un altro messaggio. E quel messaggio è lasciare andare. È un messaggio di distensione di una relazione personale. Ed è magnifico. Ed è spettacolare perché più tu sei consapevole che è importantissimo la centratura quotidiana, quando tu hai l'intenzione di rimanere centrato e dunque prima di andare a dormire o la mattina appena sveglio te lo dici, ti alleni finalmente,
arrivare da qualche parte, io penso che non c'è nessuno che è riuscito nella vita così senza allenarsi, senza portare al massimo il suo talento allenandolo ogni giorno. Dunque. Poi adoro anche la corsa perché la corsa in montagna, la corsa nella natura, la corsa da solo, perché sei in armonia o trovi l'armonia in mezzo alla natura che ti fa da specchio. L'avevo detto già in un video di diversi mesi fa, la natura è lo specchio più perfetto che esista. Haug, io oggi venerdì 28 di maggio 2021 ti auguro una bellissima serata e un buon inizio di weekend. Ci sentiamo presto. Ciao!